Sono dunque le ultime ore in giallo, quelle che l'Abruzzo sta trascorrendo prima della prossima mezzanotte, che riporterà in arancione due province, L'Aquila e Teramo, e in rosso altre due, Chieti e Pescara. Proprio nella città adriatica, questa mattina vertice in prefettura per predisporre il lockdown e valutare il da farsi per la riapertura delle scuole fino alla prima media. Le altre sono già chiuse appunto per l'intervento della zona rossa. In collegamento da Pescara, Paolo Durante. Paolo, com'è andata? Sì, grazie per la linea. Dunque, ultime ore di zona gialla in Abruzzo perché da domani la nostra regione passerà in zona arancione. Non solo perché c'è l'ordinanza del presidente Marco Marsiglio in cui viene disposta la zona rossa per la provincia di Pescara, ma anche per quella di Chieti. Questa mattina a Pescara in prefettura c'è stato un vertice a cui hanno preso parte diverse componenti. Era presente anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che sentirete tra poco, il quale si è soffermato in particolare sulla questione delle scuole. A questo punto direi alla regia di mandare in onda proprio il contributo con l'intervista al sindaco e su questa intervista da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. Saluto tutti, a voi studio. Sindaco Masci, cosa è venuto fuori da questo nuovo vertice in prefettura, in particolare riguardo alle scuole? Abbiamo ragionato molto con il dottor Parruti e con il dottor Polidoro. C'erano anche i sindaci di Città Sant'Angelo, di Spoltore e di Montesilvano e abbiamo ragionato sulla didattica a distanza nelle scuole d'infanzia, le elementari e le medie, perché io ho fatto il provvedimento di impedimento della didattica in presenza in questi istituti. È emerso che cosa? Che quel provvedimento è servito molto per calmierare la situazione, però oggi con la nuova ordinanza regionale sulle zone rosse della provincia di Pescara e della provincia di Chieti, c'è una speranza di raffreddamento del contagio e quindi viene meno ad oggi la necessità di prorogare a Pescara la chiusura delle scuole d'infanzia e primarie e prima media. In sostanza, se i dati dovessero dare ragione a quanto stava dicendo lei, da mercoledì infanzia, primaria e prima media possono tornare in presenza. Sì, a oggi è così, nel senso che non ci sono motivi per prorogare la didattica a distanza, quindi aspettiamo ulteriori approfondimenti da parte del dottor Parruti, del dottor Polidoro, del comitato tecnico-scientifico, però a detta loro questa zona rossa stabilita dalla regione può permettere la ripresa su Pescara della didattica in presenza anche nelle scuole d'infanzia elementari e prima media. Un'altra cosa importante, continueranno comunque, a prescindere dal colore, di Pescara, gli screening? Continueranno, noi stiamo facendo screening oramai dall'inizio dell'anno, entro la prossima settimana avremo sottoposto a screening circa 40.000 persone, perché siamo andati nelle scuole, prima superiori, e in questi giorni faremo le scuole medie e a seguire le elementari, poi abbiamo fatto questo screening diffuso per la popolazione. E poi siamo andati direttamente negli enti pubblici, dove sono stati fatti tamponi per il personale dipendente. Quindi c'è un quadro abbastanza chiaro ed esteso che permette di fare le valutazioni più appropriate da parte della comunità scientifica. La chiusura delle scuole oggi mi è stato ribadito e devo dire che mi sono preso anche una soddisfazione, che è stata molto utile, anche se è stata una scelta difficile. E ovviamente nel momento in cui viene meno questa necessità, le scuole si riaprono.